Pilota di drone. Si va a Moncalieri a fare il corso per pilotare i droni. Per essere operatore certificato e pilota. Così ieri ho fatto teoria, oggi seconda giornata di teoria, domani pratica ed esami finali con rilascio del patentino. Primo giorno sicuramente impegnativo, ma bello, molto utile, molto soprattutto. Mi ha fatto capire molte cose per quanto riguarda sia la nostra sicurezza, sia mia che quella dei miei eventuali clienti. Ecco, questi sono un po' di appunti di ieri, il primo giorno, addirittura il codice Morse, Alfa Bravo Charlie, urgenza e emergenza, Mayday, pam pam. Molto interessante, molto figo. Un po' difficile da ricordarsi tutto, ma spero che le domande siano, diciamo, abbordabili. Queste sono le zone di no fly zone, aeroporti, zona ristretta, zona proibita e zona pericolosa. Stasera già c'è l'esame teorico. Spero di ricordarmi tutto. L'esame teorico è andato tutto bene, ho fatto solo un errore, quindi promosso. È passato qualche giorno perché nel frattempo ha sempre fatto brutto, pioveva, abbiamo dovuto rinviare l'esame pratico. Oggi finalmente è la giornata buona. Oggi vado a pilotare il loro drone, bisognerà fare degli esercizi. Speriamo che vada tutto bene, che non precipiti. Un po' le mani mentre facevo l'esame, ancora adesso trema. Alla fine un po' di emozione c'è sempre. L'ho passato e adesso siamo pronti a fare tutto quello che si vuole. No, beh, non è vero, anzi ne approfitto per consigliare a chi guida i droni così per hobby o comunque per gioco che va sopra la gente eccetera, evitate, perché è pericolosissimo sia per gli altri sia per voi, perché se vi beccano andate nel penale, Quindi un corso di droni come questo almeno un pochino, primo vi fa riflettere, vi insegna qualcosa di utile eccetera, secondo vi tutela anche. Penso che cambierò anche il logo di Shaverton Video, ci aggiungerò un'iconcina di un drone, così faccio capire che faccio anche questo. We'll be right back.
abbia bisogno di riprese dal drone, sappiate che Shepperton Video fa anche questo.